Secondo lo storico inglese John Julius Norwick, il Partenone ha fama di essere il tempio dorico per eccellenza, assolutamente perfetto. La sagoma del tempio, costruito in appena 15 anni, domina l'acropoli di Atene in Grecia. L'edificio non è integro, ma i danni non sono imputabili allo scorrere del tempo. Fu infatti usato come deposito di armi durante l'occupazione turca e nel 1687 venne colpito da una nave veneziana durante l'assedio di Atene. Commissionato da Pericle, politico, oratore e militare ateniese per ospitare la statua di Atena, il Partenone venne innalzato tra il 1447 e il 1432 a.C. dagli architetti Ictino e Callicrate. È una costruzione alta 14 metri su una base di 70 x 31 metri, realizzata in marmo pentelico e calcare, costata 469 talenti d'argento. Osservando la pianta dell'edificio, vediamo una doppia fila di colonne doriche alle estremità e le due file singole sui lati. Le colonne interne sostengono la cella. Le proporzioni della pianta seguono la sezione aurea, il lato più lungo è il doppio di quello corto. Gli architetti ritengono che questa proporzione sia esteticamente gradevole e continuano a utilizzarla ancora oggi. Gli edifici classici erano progettati per impressionare con le loro dimensioni e proporzioni esterne. Pochissime persone avevano il privilegio di entrarvi. Il Partenone, fulcro dell'Acropoli, ha 8 colonne doriche sui lati corti e 17 sui lati lunghi. Avvicinandosi, provenendo dai propilei, lo si vede di tre quarti. Gli edifici infatti sono più imponenti se visti da questa angolazione. Alcune curiosità. Il fregio sulle pareti della cella del Partenone mostra le prime rappresentazioni greche di uomini e divinità maschili e femminili. Le colonne del Partenone sono leggermente inclinate verso l'interno dell'edificio, così da risultare perfette all'occhio umano. La riscoperta dello stile greco cominciò nel 1762, quando due architetti e archeologi, James Stewart e Nicholas Revette, fecero dei disegni molto dettagliati del Partenone. La riscoperta di questo stile ha ispirato, tra gli altri, la progettazione del Campidoglio, sede del Congresso USA, e la Casa Bianca a Washington DC. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!